Talk without talking, your silence gets loud. When I confront you, we're just having fun. Can't seem to shut up, your static gets out. Mess up my words, guess I fuck up a lot. I don't wanna rush, but when you say it like that, then why you do me like that? Like you mean it, too afraid to like you. Amici di Fano TV, oggi mi trovo a Fossombrone in via Flaminia per l'inaugurazione del Laboratorio del Dolce. Un nuovo locale tutto da scoprire e allora entriamo subito per assaggiare le golosità e soprattutto per conoscere il titolare. Andiamo! I'm in your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. I've got what I can hit. In questo pomeriggio di inaugurazione non poteva mancare la benedizione, se così si può dire, che sia di buon auspicio del primo cittadino, il sindaco di Fossombrone, Gabriele Bonci. Benvenuto sindaco. Allora, un appuntamento importante questo per la cittadina di Fossombrone, perché in un periodo insomma di stop generale, diciamo che è un invito proprio al rilancio e penso che lei si possa tenere soddisfatto. Sì, assolutamente, in un momento come questo, come dicevi tu, già in difficoltà, no? Prima della pandemia, chiaramente una situazione aggravata ulteriormente da quello che sta succedendo, è un bel segnale che la città è viva. Mi fa molto piacere che l'imprenditore di Fossombrone decida di investire a Fossombrone, evidentemente crede in questa città che comunque, perché se ne dica, è una città molto vivace, molto attiva, per cui, ripeto, mi fa molto piacere. Va a coprire da questo punto di vista una zona sprovvista in questo momento di questo tipo di servizi ed attività, per cui sono sicuro che avrà, mi auguro quantomeno che abbia successo. È un imprenditore che è già sul mercato, già nel settore, per cui non vedo perché non debba confermarsi anche in questa situazione. Però ribadisco, importante, un bel segnale per tutta la città, quindi mi fa molto piacere. Assolutamente una cittadina molto attiva negli anni, in qualsiasi stagione, ricca di eventi proprio nel centro storico. E le chiedo sindaco se anche nel corso di questi mesi ci saranno delle attività a cui può invitare la cittadinanza. Purtroppo quest'anno è un po' così. Quest'anno è un po' così, gli eventi ancora non si possono fare praticamente, quindi tutto quello che era il calendario, ahimè, è saltato. Dal carnevale storico abbiamo riniziato una sorta di piccolo forum shopping in versione ridotta, con i negozi aperti anche durante il giovedì, in questo particolare. Vediamo, speriamo che le normative ci consentano di allargare un pochino i cordoni della sicurezza, diciamo così, ci permettono di fare, però gran parte ormai degli eventi dell'anno sono purtroppo saltati. E allora puntiamo sulle attività come questa, come il Laboratorio del Dolce, da cui oggi ripartiamo, e che sia davvero di buon auspicio per tutti i commercianti. Non posso che condividere, infatti, ecco, fosse una città che ha molte attività, non solo lungo il corso, ma anche nella periferia, per cui è importante che sorgano anche al di fuori del centro storico, no? Quindi mi fa doppiamente piacere che abbia deciso di aprire qui la sua attività, Luca. Quindi faccio gli auguri a Luca e a tutti i suoi collaboratori. Assolutamente, grazie sindaco. Grazie a voi. Nostra gradita ospite in questo pomeriggio, la presidente di Anabio Marche, una costola appunto della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, Sara Tommasini. Benvenuta Sara. Grazie. Allora, da sempre la CIA sta a fianco agli imprenditori, insomma alle persone che hanno investito nel settore, e soprattutto in questi ultimi mesi c'è stato un grande affare, una grande attività anche con richieste inoltrate alla Regione Marche, e quindi nel concreto sono state fatte delle cose importanti. Tra queste ci sono i famosi distretti biologici. Ci vuoi raccontare che cosa sono? Dunque, i distretti biologici sono delle realtà che si stanno sviluppando in tutto il territorio italiano, e sono importanti perché comunque aiutano, diciamo, apprezzare, comunque riscoprire quelle che sono le realtà territoriali, in particolare i territori rurali, e quindi per il turismo, le aziende, ivi comprese le aziende agricole e le aziende degli agriturismi. Ecco, tutto questo è anche a livello progettuale per aiutare quello che è la
ecco, un'area, ecco, si individua un'area, quindi ci sono dei comuni che si mettono insieme e collaborano, quindi è una sorta di condivisione, di aiuto, di collaborazione all'interno di un territorio. Ecco. Assolutamente è un'attività interessante questa per il rilancio delle micro imprese locali, e si evidenzia ancora di più il forte connubio tra i cuochi, in questo caso pasticceri, e gli agricoltori, proprio per la scelta e la cura e la selezione delle materie prime, quindi le eccellenze del nostro territorio, è corretto Sara? Sì, in particolare la pasticceria. La pasticceria, perché io la, usando una metafora, secondo me è come la fotosintesi clorofilliana, cioè le piante producono zuccheri per iniettare ossigeno nell'atmosfera, no? Abbiamo le 6 molecole di carbonio, le 6 molecole, no? e una molecola di glucosio che serve per il rilascio dell'ossigeno nell'aria, ecco, una formula, no? Ecco, chimica, che si traduce nella pratica, insomma, lo mangiamo, ecco. E i pasticceri fanno zuccheri, ecco, fanno zuccheri, e appunto durante la pandemia il titolare di questo laboratorio si è dato proprio da fare per utilizzare delle farine particolari. Abbiamo qua farina, questo qui è un pane con la farina di farro, biscotti con farina d'orzo nudo e anche il pane con farina d'orzo nudo. E l'orzo è da secoli, comunque è riconosciuto come un cereale che ha grandi proprietà nutrizionali e contiene anche i beta-glucani, utilissimi per l'organismo, specialmente anche per le donne in menopausa, perché comunque chi ha il colesterolo, insomma, è scientificamente provato che aiuta. Ecco. Poi altra particolarità, queste more, e introduco queste more non solo perché sono uno degli ingredienti più utilizzati qua al laboratorio del dolce, ma perché entri in gioco tu proprio Sara, perché tu sei un'imprenditrice agricola, oltre ad essere la presidente di Anabio. Sì, io ho questo impianto di more di rovo, ho anche gli oliveti, e ho comunque, produco anche cereali, che i cereali per me sono la mia passione, cereali e legumi. Ecco, le more sono state piantate quasi per scherzo, ecco, così per gioco. E poi in realtà specialmente in questo periodo sono molto apprezzate e hanno degli usi molto versatili, perché si possono consumare sia da fresche, farci la confettura e gelati. Grazie quindi all'impatto positivo sul rilancio economico di questi distretti economici c'è anche una promozione del bio per quanto riguarda le farine e non solo. Sì, certo, diciamo che ormai è risaputo che i prodotti biologici hanno un valore nutrizionale superiore a quello che può avere un prodotto convenzionale. Ovviamente l'agricoltura ha due metodi, il metodo convenzionale e il metodo biologico, che devono iniziare a convivere insieme, ad andare tutti e due paralleli nello stesso binario, come un treno. Non è assolutamente mia intenzione far la guerra dai convenzionali, anzi, secondo me la chimica, quando serve, in caso di emergenza, ovviamente l'abbiamo, quindi che la usino pure. E ovviamente il biologico rende più resiliente quello che è il terreno, quindi anche i prodotti, il raccolto, ecco, il principio della resilienza è concreto, ecco, nel biologico. Quindi prodotti biologici d'eccellenza a chilometro zero per il rilancio, esatto, della nostra economia e della filiera agroalimentare. Sì, ecco, esatto. Ecco, anche il chilometro zero è una cosa sulla quale Anabio si sta battendo molto, ecco, perché è importante premiare le cose, consumare le cose locali. Ecco. Grazie allora Sara Tomassini, presidente Anabio, grazie per essere stata con noi. In questo
questo periodo, diciamo, di crisi ed emergenza sanitaria e crisi economica insieme, c'è chi ha voglia di ripartire, comunque c'è chi non ha, come dire, spento l'entusiasmo, e c'è chi ha questo spirito di imprenditore insito che ha voglia, insomma, di sfociare in qualcosa di bello e di importante. E quindi è motivo di orgoglio per il titolare Luca Marietti essere qui con noi oggi, ed è un piacere per noi essere qui. Ciao Luca. Ciao. Allora, è un rilancio, io ho detto, proprio perché si tratta di una tradizione pasticcera, la tua, che dura ormai, insomma, da più di 20 anni. Raccontiamola, sì, questa cosa. Guarda, io ho cominciato da giovane, andavo a lavorare a Fano da guerrino con la foriera, pensa. Infatti Andrea è un amico. E poi ho continuato e da una decina d'anni sono per conto mio. Adesso abbiamo deciso di fare questo passo qui e speriamo che vada bene. Diciamo che qui a Fossombrone sarà la base, sarà il fulcro della tua attività, perché già esiste un altro punto, un altro laboratorio del dolce, sì, che si trova invece a Cagli. Sì, e il laboratorio di produzione con un altro bar è a Cagli, e da lì parte la produzione sia per Cagli che per qui. Quindi siamo partiti oggi carichi di entusiasmo, abbiamo detto, nonostante il Covid non ci ferma. Per te è stato veramente una rinascita, un modo per rilanciare, con tanta voglia di fare, con tanta creatività e con dei segreti che io sono andata a scovare, perché ho letto che i segreti del tuo successo sono la qualità e la freschezza degli ingredienti, certo, ovviamente, ma anche la ricercatezza e la selezione, insomma, delle materie prime. Allora vorrei sapere, Luca, se c'è un ingrediente che usi più spesso e al quale sei particolarmente affezionato. Guarda, io cerco tutti i prodotti del territorio nostro, ho dei coltivatori, degli amici qui che mi danno delle cose che fanno loro, cioè tipo la Sara che mi dà le more, cerco tutti i prodotti del posto per cercare di fare le nostre cose al meglio. Ecco, si parla di laboratorio del dolce, quindi si pensa a prelibatezze di ogni tipo in fatto di pasticceria. Invece vedremo che c'è anche una produzione di pane, sì, pane con delle farine speciali. Certo, non si poteva pensare di fare il pane comune, il giorno d'oggi lo trovi dappertutto. Allora, sotto il periodo Covid abbiamo pensato di fare il pane. Abbiamo cominciato per gioco col pane di farro, col pane di segale, con la farina di ceci, e la gente apprezza queste cose e sta andando anche la panificazione. Un'altra particolarità che magari ti contraddistingue da altri è il mix fra tradizione e innovazione. E allora ti chiedo, tra i tuoi prodotti innovativi, se ce n'è uno a cui tieni in modo particolare, che ci vuoi magari presentare. Ma io tengo tutti i miei prodotti, per me sono tutti... cioè, al giorno d'oggi non si può pensare di trascurare niente, e quindi ti posso dire che io tengo a tutti. E dopo, vabbè, adesso queste cose nuove, ci sono tutti i biscotti con la farina di ceci, però la pasticceria è un momento di gioia. E quindi bisogna curare ogni cosa che fai. Ogni particolare, questa cosa ci piace, il top della creatività. Non a caso proprio il nome laboratorio ci piace in una maniera particolare, perché proprio ricrea, dà l'idea di un ambiente dove si crea, dove si è ispirati, si crea e si preparano delle prelibatezze che io inviterei i telespettatori di Fano TV a mangiare con gli occhi, e io invece personalmente vado all'assaggio. Bene. Piuttosto bene, c'è gente, con il dovuto distanziamento cerchiamo di mantenere
un certo rigore nell'entrata, però va molto molto bene. Senti, tu sei un affezionato, un fedele cliente di Luca, giusto? Conosco Luca da anni, lo seguo, mi piacciono i suoi prodotti e non potevo mancare all'inaugurazione. Assolutamente. Senti, hai un prodotto che ti sta particolarmente a cuore, che mangi più volentieri e che ci consigli? Io raccomando tutto di Luca, in toto, di tutta la gamma di produzione. Ovviamente se devo fare una scelta diventa molto difficile. Beh, il tuo gusto personale. Il mio gusto personale, mi piacciono molto i salati, le sue farciture, i suoi abbinamenti, ma se devo andare sul dolce, anche se non sono proprio un accanito divoratore di dolci, mi piacciono molto i cestini di frutta, belli ricchi, con frutta fresca e di stagione e locale. Benissimo, andiamo subito allora ad accaparrarci il prossimo cestino, vai! Il Deus ex machina di questo ambiente davvero accogliente è l'architetto Marco Fratini. Buon pomeriggio. Allora, c'è stato un lungo periodo di lavorazione a questo progetto, perché con il lockdown diciamo che i tempi si sono allungati, e quindi quello che vorrei sapere è se in veste di architetto sei stato fedele al tuo progetto iniziale, o se questo allungarsi, questo temporeggiare, insomma, ha fatto sì che tu magari ripensassi a certe cose. Certi particolari magari sono stati modificati. No, il progetto è rimasto sostanzialmente quello iniziale. Sì, sostanzialmente quello iniziale, l'abbiamo portato avanti in questo periodo e abbiamo ricominciato subito dopo, appena possibile, dopo il lockdown. Ma tra l'altro io so che vi lega un'amicizia che dura nel tempo, insomma, con Luca, il titolare. E Luca ti ha lasciato carta bianca, come dire, è tanta la fiducia che ho in te come amico, ma anche come professionista, o non so, ti ha fatto delle richieste, aveva delle esigenze particolari per il suo locale? Luca no, come sempre mi ha lasciato libero nel progettare questo locale. Io ho provato a rispecchiare il suo carattere, la sua attività nell'ambiente, in questo modo un po' scarno dell'arredamento, e che rispecchia un po' il carattere di Luca. Semplice, però insomma trasparente e anche concreto. Però sappiamo anche che Luca è molto generoso, e quindi anche insomma gli arredi di oggi, soprattutto i dettagli, vogliono un attimo come dire sottolineare anche la sua generosità. Esatto, no, la cosa che apprezzo di Luca è che dopo questo periodo di difficoltà, comunque di chiusura, ha portato avanti questa attività e ha continuato a investire per arrivare in fondo a questa inaugurazione, a questa attività imprenditoriale. Assolutamente sì. Grazie architetto, e che sia anche per te insomma di buon auspicio per i tuoi progetti futuri, dolci o meno. Continuiamo a conoscere gli amici del Laboratorio del Dolce. Ciao, ho il piacere di parlare con Daniele. Daniele, beh, di sicuro non passi inosservato. Innanzitutto complimenti per il look. Ok, grazie. Senti, conoscevi già Luca e i suoi prodotti e le sue specialità? Come no? Senti, hai un prodotto in particolare che ti sta a cuore? Sei un goloso? Ma sinceramente un po' tutto è buono, cioè molto buono tutto. Però il dolce in particolare. Bignè tutti pieni, ripieni, clima fantastica, ottimo. Sei di Fossombrone anche tu? Fossombrone. Bene. In pratica c'era il compagno di una ragazza che lavora qua. Bene, bene. Quindi già conoscevo già loro, già da Cagli, già voglio, ho seguito già il tutto. Sei un affezionato, la cosa ci fa piacere, quindi ce lo consigli proprio spassionatamente. Al mille per mille. Grazie tante, buon pomeriggio. Anche a voi. Il Laboratorio del Dolce da oggi in poi sarà il nuovo punto di incontro non solo per i forsembronesi, ma anche per tutte le persone che vorranno venire a fare una colazione o un aperitivo e a conoscere, perché no, Francesca e le sue colleghe. Ciao, ciao. Ben trovata. Allora, questa è per te una nuova opportunità di lavoro, che in tempi come questo è davvero una cosa speciale. Però il Laboratorio del Dolce ha dato lavoro a te e ad altre 9 persone. Quindi davvero è un punto nevralgico, devo dire, importante per le attività e per chi cercava lavoro. Hai esperienza naturalmente pregressa in questo settore? Sì, sono un po' di anni, sono 15 anni che faccio questo lavoro e dai, speriamo che dopo tutto questo Covid e tutti questi problemi riusciamo a ripartire belli carichi.
noi ce la mettiamo tutta. Assolutamente sì, assolutamente sì. Senti, qual è la tua specialità? Ti piace di più preparare, non so, dei cappuccini creativi o dei cocktail durante l'aperitivo? Dici? Io sono più da cappuccini. Okay. Mattina, prime colazioni. Poi Luca fa queste brioche molto farcite, sì, molto chantilly e Nutella. Sì. Mamma mia, che bontà. Sì, sì, sì. Senti, il cappuccino personalizzato più fantasioso e creativo che hai preparato, a chi lo hai dedicato, se si può dire? Alla mia collega, alla mia collega Manuela, che saremo tutte e due qua a gestire un po' le mattine, un po' i pomeriggi. E... sì, dai. Cariche tutte e due. Tutte e due cariche, e sapete che vi dico io a questo punto? Me ne vado con Francesca e mi faccio preparare un bel cappuccino ad hoc. Andiamo. L'inaugurazione è davvero una festa a tutti gli effetti. Andiamo a conoscere allora gli invitati. Ciao. Ciao, ciao. Tu sei? Giorgio. Giorgio, sei di Fossombrone? No, sono di Mondavio. Di Mondavio. Da quanto tempo conosci Luca, se lo conoscevi? 5 anni. Bene, bene. E anche a te voglio chiedere che cosa ti piace di più delle sue specialità. Sono fatte col cuore, sono gustose, sono una persona che ama quello che fa, dai, questo premia poi il prodotto. Quindi seguivi già Luca a Cagli? Lo conosco molto bene, sì, anzi da quando ancora era Fossombrone, prima ancora di Cagli. Bene, bene, quindi sarai uno dei fedelissimi. Ahimè, per la linea sì. Va bene, va bene. Tu sei? Maria. Maria, anche tu sei di Fossombrone? Sì, sono la sorella di Luca. Benissimo, benissimo, in famiglia. E hai collaborato anche tu per questa apertura, in qualche maniera, sei stata di supporto? Sì, dai, supporto morale, diciamo. Supporto morale che non è poco. Ma anche tu hai velleità nel campo della pasticceria? No, io sono l'unica, io mangio e basta. Tu sei l'assaggiatrice ufficiale, esatto. E sei lo sponsor ufficiale, se così possiamo dire. Benissimo, assolutamente sì. Grazie per essere stata con noi.